In molti ci hanno chiesto l'intervista a Fabiola. Noi questa sera siamo nella palestra dell'edificio Francesco Vitale ad Ostuni, la ospitiamo sul nostro Ostuni Notizie insieme al suo maestro Francesco Bufano. Prima di passare la parola a Fabiola, il segreto di questa vittoria ai campionati di judo è una cosa importante, ma il segreto qual è? Ma il segreto delle nostre vittorie sicuramente in primis è il sacrificio. Il lavoro immenso che questi ragazzi fanno costantemente, tutti i giorni, l'estate, la domenica, i festivi, Natale, Capodanno, loro lavorano sempre e questi sono i risultati. Parecchi chilometri di corsa, io insomma ho visto diverse cose che fate con la vostra associazione, sicuramente fiore all'occhiello anche dello sport ad Ostuni. Parecchi dicevano non c'è solo il calcio, non c'è solo il basket o la pallavolo, il calcio a 5 anche in quest'ultimo anno, però c'è anche il judo che forse c'ha molto più sacrificio rispetto agli altri sport. Assolutamente sì, perché purtroppo gli elementi, che i fattori contrastanti che devono affrontare i ragazzi quotidianamente, oltre al lavoro fisico, allo stress fisico, c'è anche quello mentale dovuto anche alla categoria di peso in cui devono. Fabiola ha perso 7 kg per rientrare nella categoria, quindi già quello è un sacrificio immenso. Allenarsi, mangiare poco, bere pochissimo, quindi anche mentalmente vengono veramente stressati questi ragazzi. Fabiola, sicuramente tra i tanti successi questo tuo è il più importante. Subito a chi ti senti di dedicare questa vittoria? In primis alla mia famiglia, che comunque per me ha fatto molti sacrifici, e anche le mie sorelle che si sono private molte volte di tante cose per poter far andare avanti me nello sport. Oggi festeggi insieme alla tua società, lo hai fatto anche ad Asti, lo abbiamo visto in un video realizzato dai colleghi di Asti, però insomma sicuramente è importante fare questa cosa che hai fatto, però per chi si avvicina a questo sport, i giovanissimi che ci seguono, è un lavoro difficile. Sì, certo, è un lavoro molto difficile. Come ha detto il mio maestro prima, per fare questo sport ci vuole molto sacrificio e io ho iniziato a fare questo sport all'età di 5 anni e quindi sono ben 15 anni che faccio questo sport e che comporta molto sacrificio e molta passione, perché chi non ha passione non arriverà mai a fare dei sacrifici, come perdere 7 kg magari prima di una gara e quant'altro. Dove vuoi arrivare? Alle Olimpiadi. Speriamo a quelle di Rio 2016, altrimenti vediamo di qualificarci per quelle di Tokyo 2020. Momenti importanti anche da parte della sua amministrazione. Questa sera lei è ospite di un'associazione sportiva che ha una campionessa a livello nazionale di judo, quindi una cosa molto importante portare il nome di Ostuni in giro anche per lo sport. Quando uno si impegna, ci mette passione, volontà di riuscire, i risultati prima o dopo arrivano, perché fare uno sport anche a questi livelli comporta dei sacrifici. Io so da parecchio tempo che questa disciplina ha un sacco di proseliti e un impegno anche dell'associazione che ha coronato con questo successo importante un impegno di tanti anni, quindi non è una realtà nuova, è una realtà che già conoscevamo. Quindi onore alla ragazza per l'impegno, onore all'associazione, e io sono qui stasera a testimoniare la vicinanza dell'amministrazione proprio a questa associazione e alla nostra campionessa italiana.